Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati qui in questa ormai area camper, siamo arrivati pomeriggio, erano 5 e mezza 6, però non vi ho fatto vedere niente perché ci avevamo avuto da fare, vabbè. Ora vi faccio vedere come siamo, così vi spiego pure come l'ho trovata diversa. Abbiamo trovato questa area camper. Ma ce ne stanno tanti dei camper pure qua, mo non si vedono tutti, ma stanno anche qua dietro. Che l'ultima volta stanno, vabbè, laggiù dietro a sta curva. L'ultima volta che siamo venuti, questo era un parcheggio per pullman e auto, macchine, ma era tutto uno. Adesso è rimasto, diciamo, tutto uno, però hanno fatto proprio l'area adibita a camper, cioè c'hanno proprio scritto area camper, cosa che prima invece era solo un parcheggio normale e quindi niente. Invece mo hanno fatto proprio l'area camper, non ci sono servizi, non credo che ci sia il carico e lo scarico, però ci sono i bagni, credo anche le docce, magari che scarico no, corrente ovviamente no, però illuminato, tranquillo, cioè sta abbastanza bene. E mo ci fermiamo qua. Dove? Esattamente a Bolsena. Ma no, Bolsena, dove andiamo di solito a Capodimonte, proprio Bolsena, Bolsena paese. Manco il paese, Bolsena lungo lago, perché su al paese non ci siamo andati. Mo vediamo, se ci andiamo domani, non lo so, facciamo una passeggiata. Oggi non ci annava. Avevamo fatto una bella scarpinata lì a Viterbo, eravamo stanchi, siamo lì qua, ci siamo riposati, io mi sono fatto la doccia, abbiamo cenato, ecco adesso stiamo portando Luna a fare i bisognini e nel frattempo ci facciamo anche una camminata. Ecco, ora ci facciamo la passeggiata qui, che questo è il lungo lago, che d'estate diventa sta parte qua tutta isola pedonale, tranne penso per chi deve andare agli alberghi, perché qui ci stanno alberghi e campeggi, non lo so, e ristoranti, quindi chi deve andare lì può passare, o i residenti, se no è tutto tutta isola pedonale. E l'estate qua è pieno 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 di gente, che poi c'è pure qualche negozietto, qualche bar che ti fermi a prendere qualcosa. Poi c'è sto grande parco, che quindi è Che non serve sempre un cazzo perché non ci posso andare nemmeno i cani. sì, infatti, però ci sta, è bello, È bello, ma non è balla. bello ma non balla, però fa scena. E devo dire che io sì, sto col cappello, mi sono coperto, ma non fa freddo per niente, e nonostante siamo al lago non è nemmeno umido. Veramente è una bella serata, bella serata veramente. Quest'anno il freddo un po' arriva Tarda ad arrivare. tarda, tarda. Poi quando arriva se lamentiamo perché fa freddo. Come vi dicevo, vedi, questo è un hotel molto bello da fuori, poi dentro non lo so. È bello bello lungo, sto lungo lago. Lungo e lungo Lungo lago. lago. Sì, è una bella passeggiata. L'estate, no, quelle volte siamo venuti d'estate, veramente bello, pieno di gente. Ti fai una passeggiata tranquillo, senza stare attenti alle macchine, cose. E qua c'è il lago. Guardate quest'altra piazzetta pure che bella, con l'altro albergo lì. Dopo ritorno, faccio vedere, c'è un albergo 5 stelle. Sembra uno quelli di Beverly Hills proprio. Ecco, questo è l'hotel 5 stelle che vi dicevo. Guardate dove sta. C'è tutto il viale tipo Beverly Hills, no? Guardate dove sta l'albergo. Io non lo so qui quanto può costare una vacanza. Abbastanza. E noi adesso ci avviamo verso il camper, così andiamo a dormire. Ci vediamo domani.
siamo spostati di parcheggio più o meno 300-400 metri da dove stavamo, che non sapevo nemmeno che c'era quest'altro parcheggio e vi devo dire che è molto meglio. L'ho visto per caso su camper online e sono venuto a vedere. Faccio vedere, non scendo manco dal camper perché male modo di rimettermi le scarpe e cose. È sempre un parcheggio a pagamento senza servizi, però la cosa bella rispetto all'altro è che sta proprio di fronte al lago. E qua, qui a 30-40 metri, c'è tutta la parte della spiaggia libera. Quindi è buono e valido anche magari per l'estate per chi vuole venire al lago. Devo dire, non è male. Si paga 10 euro 24 ore come quell'altro, ovviamente è tanto per un parcheggio che non offre nulla, però vedete la mia signora che ha portato a fare la pipì a Luna, guardate. Però qua mi piace di più di là perché siamo vicino al lago, c'è una sorta di porticciolo perché ci stanno le barche e cose, quindi d'estate è anche più movimentato e c'è comunque lo stesso il lungolago per farsi le passeggiate. Quindi devo dire che va bene così. Mi piace più di quell'altro, anche se quell'altro è più grande e più spazioso e ci sono i bagni in più. Qua non ci sono, ma chi se ne frega del bagno, il bagno ce l'ho io. Io infatti lì al bagno ci ho scaricato sulla cassetta, non è che ci sono andato. E quindi niente, ci siamo messi qua in attesa del Capodanno per festeggiare, della mezzanotte e festeggiare l'entrata del nuovo anno. Buongiorno, buongiorno a tutti e un felice e splendente 2024 a voi e le vostre famiglie. Allora, come vedete il tempo anche oggi una merda, però non piove. C'è anche un po' di foschia e noi praticamente ci siamo svegliati con questo panorama. In riva al lago, una merda il tempo, se ci fosse stato il sole sarebbe stato molto molto meglio, ma chi se ne frega, l'importante è che siamo stati bene. Ci siamo messi in questo parcheggio, parcheggio a pagamento, non ci sono servizi, ma per passare la nottata, fare la cena, va più che bene. Ci siamo fatti anche delle passeggiate qua su questo lungolago, vedete c'è il porticciolo, quello che vi ho fatto vedere ieri dalle finestre, ma oggi si vede un pochino meglio. E la cosa bella è che qui, dietro questi cespugli, comincia tutta la spiaggia libera, quindi anche l'estate, per chi vuole venire, saranno 50 metri, se può venire tranquillamente. Ora con calma faremo pranzo e poi a una certa ora ci avvieremo verso casa. Tanto mi sono fatto la doccia, la barba, proprio tutto con calma, tutto in modo rilassato. Questi 3 giorni veramente sono stati proprio tutti di relax. E da qua c'è anche la bella visione del paese di Bolsena Vecchio, vi faccio vedere che bel panorama. Vedete, qua c'è tutto il paese vecchio, antico di Bolsena, mo, non so se è medievale, comunque la parte antica, è veramente carino. E ieri sera abbiamo visto anche i fuochi da qua, che non ho potuto riprendere perché, a parte che pioveva, quindi non sono potuto uscire. Dalla finestra ci ho provato, ma si vedeva malissimo, che c'era tutto il riflesso delle gocce e poi perché c'era Luna, porella che ci aveva paura, si è infilata sotto al tavolino, quindi ho detto magari pure se piove, magari scendo con l'ombrello, apro la porta, lei sente più rumori, o okay, che ho evitato e praticamente non ve l'ho fatti vedere. Anche qua, qui dal porticciolo, c'è stato qualcuno che ha fatto un po' dei fuochi, meno rispetto lì al paese, però carini, quindi ci siamo visti anche qualche fuoco artificiale. Va bene ragazzi, io vi saluto, finiamo qua questo video, vi auguro di nuovo un grandissimo 2024 a voi e a tutte le vostre famiglie
e ci rivediamo presto. Sentite ancora qualche residuo? Cioè. Ciao belli, alla prossima!